Ne ha parlato nei giorni scorsi anche in Consiglio Comunale, ha approvato il PUMS, Piano di Mobilità Urbana Sostenibile. Cosa si dovranno attendere i teramani? Sì, esatto, si tratta della bozza che abbiamo approvato in giunta, perché la procedura prevede proprio di approvare la bozza e dare 30 giorni di tempo a tutti i portatori di interesse, quindi siano essi cittadini, associazioni di categoria, commercianti o enti, di chiedere delle modifiche, di apportare delle modifiche che poi saranno chiaramente oggetto di discussione attraverso le apposite commissioni consigliari e il Consiglio Comunale. Quindi è un momento anche storico per la nostra città, perché in fondo non ci siamo mai dotati di un piano urbano di mobilità sostenibile, ed è il documento principale attraverso il quale si possono sviluppare le strategie di sosta e di traffico della città. Filtrano già delle indiscrezioni, si parla anche di un aumento della zona ZTL, c'è qualcosa di vero? Allora, i piani urbani di mobilità sostenibile hanno come unico fine quello di aumentare la qualità della vita dei cittadini, quindi tutto si può fare, anche aumentare lo spazio della zona a traffico limitato, quando però a monte ci siano delle soluzioni che possono in qualche modo agevolare queste soluzioni e agevolare tutti i bisogni dei cittadini. Quindi più parcheggi. Esatto, quindi anche questo, rispondere a tutta l'esigenza. Noi avevamo già fatto una delibera di giunta con la quale avevamo messo negli obiettivi strategici proprio nostri dell'amministrazione quello di risolvere il problema dei residenti, quindi assegnando i parcheggi anche ai residenti delle aree residenti, quella dell'alta rotazione a costi diciamo corretti, a costi giusti per l'alta rotazione del commercio, e chiaramente trovare anche una vocazione, che poi tra l'altro è un discorso che si lega ai due precedenti, per i grandi contenitori che attualmente sono poco utilizzati. Mi riferisco innanzitutto al parcheggio, al contenitore di San Francesco, al parcheggio San Francesco, all'altro contenitore che è quello della stazione, e ad altri ulteriori luoghi che potremo in qualche modo integrare per generare anche una sosta dedicata a chi viene a Teramo per lavorare, che quindi lascia l'auto in sosta per molto tempo e che da un lato non può permettersi di pagare un parcheggio alto, perché la sosta chiaramente è lunga ed è quotidiana tra l'altro, e quindi bisogna trovare delle soluzioni specifiche. Correndo dietro a queste esigenze, come detto anche in Consiglio Comunale, si potrà anche poi liberare il centro, ma è una conseguenza. Immagino che tra le azioni pianificate dal PUMS ci sia anche grande attenzione verso l'uso delle bici, biciclette, bici elettriche e quant'altro. Sì, esatto, perché comunque, come spiegato anche in Consiglio Comunale, 16 obiettivi di 20 obiettivi dei 20 sono quelli obbligatori del Ministero dei Trasporti, quindi non possiamo che portarli avanti. Un aumento dell'uso delle bici, di quella che viene definita mobilità attiva in generale, quindi l'uso pedonale, quello delle bici, in qualche modo automaticamente porta al decremento del traffico e quindi anche alla diminuzione dell'esigenza della sosta. Quindi è un processo virtuoso che veramente aumenta la qualità della vita dei cittadini. L'ultima, la bozza sarà pubblicata nei prossimi giorni e sarà modificabile anche, immagino, con magari suggerimenti da parte dei cittadini. Sì, dei cittadini, dei consiglieri comunali, i quali verranno chiaramente tutti coinvolti. Ma ripeto, anche delle associazioni di categoria, vorremmo avere un ruolo molto attivo direttamente con tutti gli enti e spiegare. Ci sarà anche un momento dove spiegheremo a tutta la cittadinanza, faremo un incontro pubblico, perché è fondamentale entrare bene all'interno di questo strumento per trovare insieme tutte le soluzioni. Questo è il momento non delle polemiche, è il momento della costruzione, perché sebbene siamo certi che ci siano dei grossi disagi, soprattutto in centro, ci siano dei grossi disagi anche sul trasporto urbano, per tutta una serie di motivi. Oggi è arrivato il momento di costruire la città del domani, lo si fa con il piano urbano di mobilità sostenibile, che ha degli obiettivi a breve termine ma anche degli obiettivi a lungo termine, quindi costruendo un percorso insieme si potrà sicuramente trovare una soluzione forte per la nostra città, che in qualche modo aumenti, ripeto, la qualità della vita.